Donne e uomini dell'off-road, ciao ragazzi, sono Raffo. Sono già distrutto all'inizio di questo vlog perché non posso dirvi che mi mancava per niente proprio, ma ho ricominciato a tagliare l'erba. Non è tanto tagliare l'erba, raga, non è quello. Il problema è che in dotazione ho un mezzo che funziona un po' così, perché si vede che col tempo, con le gestioni vecchie prima, antecedenti la mia, lo hanno utilizzato un po' alla cavolo, quindi le pulizie sono disassate, sotto dove si infila la cinghia per la ripartizione della motricità sulle lame che tagliano l'erba, e quindi le cinghie si disfano, ma costa 30 euro l'una, ogni due volte che taglio l'erba devo cambiarla, gomme bucate, gomme finite, gli ho rifatto il tagliando, insomma un mezzo che per fortuna c'è, per carità, ma è veramente sottodimensionato per il parco. Comunque, vedete che sto cominciando a tagliare l'erba, adesso il trattorino è fermo, si sta raffreddando, e anche quest'anno faccio il percorso fiorito. Non so se avete seguito i vlog dell'anno scorso, ma il percorso fiorito è semplicemente, al posto di tagliare tutto il campo, entro col trattorino, faccio tutto un percorso che poi sarà delimitato con una corda per far sì che si possa entrare con bambini, con il proprio cane al guinzaglio, andando a fare jogging, perché no? Ci saranno tutti i cartelli che spiegano flora e fauna del parco, del posto, del Trentino, insomma un percorso quasi didattico, no? Che è piaciuto l'anno scorso e quest'anno l'ho rifatto un po' più lungo, passa nel bosco, insomma qualcosa di carino, sempre per ampliare un po' quello che si può fare al parco. Altrimenti, dopo aver fatto il barbecue, il bagno nella cascata, aver visto tutto il parco, una bella passeggiata, magari aver campeggiato qui, bevuto una bella birra, passato una bella giornata, altro non si poteva fare. Sono ironico, si vede. A te ti ho proprio dimenticato un ciuffo d'erba così, tipo alopecia su Raffo. Non solo erba e cose da tagliare, parco da sistemare, ma anche il locale, tavoli, sedie. E sapete benissimo che in verità tutto ciò che è bar, birra, vino, io bevo, assaggio, ma non sono esperto. È la Cri che fa tutto. Lei è Suellen, soprannominata Suellen. Se non sapete chi è Suellen, andate a vedere, lo capite subito. Però sta sistemando tutto dentro, sta facendo tutti i fiorellini, tutte le cose che piacciono a lei, tutte le cose super carine per poi... Per poi rimettere fattura a Raffa. Sono rovinato, raga. Insomma, cosa aspettate? Perché il vino l'ha scelto la Cri, la birra anche, io l'ho assaggiata, bomba ragazzi, cioè proprio voto 10, tocca soltanto venirci a trovare, che dite? No, sorrido perché mi sento che mi palpeggia. Che posto, raga, bellissimo. Un'altra cosa che vi volevo dire, nei vlog probabilmente ancora non ne ho parlato. Se non sapete qual è il progetto 2022, perché non avete ancora visto nulla, vi metto in descrizione il link alla prima parte, sono tre parti, andatevelo assolutamente a vedere, perché se siete dei fuoristradisti o volete venirci a trovare al parco con il vostro mezzo 4x4, assolutamente è un video che dovete vedere per forza, perché vi piacerà sicuramente. Lo so. La temporalità nei video, ragazzi, fa schifo. Ma è normale, perché un giorno faccio una cosa, un giorno faccio un'altra, e vuoi non metterci un po' di legna dentro un vlog? Allora, questa catasta, se mi seguite, sapete che dal progetto 2022 è l'avanzo di tutti gli anni di gestioni antecedenti la mia, che hanno accumulato roba un po' dappertutto. Io l'ho sistemata tutta qua, con l'escavatore noleggiato l'abbiamo accatastata un po' tutta, ma sotto sono venuti fuori dei tronchi anche relativamente giovani di abete rosso che sono ancora buoni. Al posto che buttarli via e farli marcire qui, ho fatto un paio di tagli, ho visto che sono ancora buoni, si possono utilizzare per la legna e a me serve tantissimo, do una bella pulita ulteriore e di conseguenza sono qua. Come sempre c'è un però adesso i tronchi che sono nascosti sotto un botto di fronde sono scomodi da tagliare, perché inciampo e cado dappertutto, e nonostante tutte le protezioni è meglio tirarli via, quindi ho messo il mezzo frontale, allungo il cavo del verro, tiro i tronchi verso di qua e dovrei essere molto più comodo a lavorare. Se state pensando che antiquato il telecomando con il cavo, sì, sono antiquato, ma le batterie non finiranno mai. Il
cavo non si rompe e quindi sono a posto così. La solita storia del rocchetto mi spacca. E due. Questo l'ho già tagliato per verificare se andava bene. Grazie a Sink. Mi sono dovuto fermare a un certo punto perché il sudore mi colava sugli occhiali, non vedevo più niente. Porca boia, raga, fa un caldo così. Siamo passati da 0 a più 100. Però, insomma, almeno arriva l'estate e si lavora. Finisco e temporalità che non so dove arriverete. Ciao! Parentesi, secondo voi quanto stanno andando? Sembravano delle Lotus Exige, quella più grande, no? Di più. Poi passa il tempo, i giorni. Io volevo vedere come sta. Ah, sì, lei si deve sistemare prima di essere ripresa. Scusate, scusate. Dai. Sì, adesso lo rifaccio. Allora, è passato un giorno, la cria ha sistemato, anche mi ha dato anche una parolaccia, e la cria ha sistemato un sacco di cose, tra l'altro le è venuta un'idea bellissima, abbiamo visto quei rocchetti in giro e stiamo facendo dei tavoli. Ah, è venuta Massi l'idea, un amico. Sto costruendo un tavolo, vediamo come viene, e pian piano qua prende forma. Sono giornate veramente devastanti, ricordatevi sempre per favore di mettere un like a questi video, di condividerli, di, se volete, iscrivervi anche al Team Telegram Rafforacing, lì avete sempre le anteprime di tutti i video e potete ricevere un sacco di notizie di meccanica, la chat con tutti, insomma iscrivetevi perché ne vale la pena. Iscrivetevi poi assolutamente al canale YouTube perché è la cosa migliore che potete fare. Non vi stresso ulteriormente, ci vediamo al prossimo vlog, devo ancora fare un sacco di cose anche se è già sera. Fate sempre buon 4x4 e ci vediamo assolutamente al parco. Ah, raga, devastante.